Buongiorno a tutti cari youtuber, benvenuti in un nuovo video del mio canale. È incredibile come sia riuscito a, in questo momento a mettere un supporto per il telefono praticamente, perché sto utilizzando il ventilatore che è coperto da una cupola praticamente. E praticamente, adesso non posso farvelo vedere, però c'è davanti il ventilatore che mi sta andando contro praticamente. E nel frattempo io che faccio il video con il telefono che è attaccato alla cupola, diciamo, alla cupola del ventilatore. E diciamo che non sapevo di avere praticamente un oggetto che potesse fare due cose insieme. E quelle volte l'ingegno quando arriva arriva. Comunque, basta accendere la luce, avere un po' di luce del lucernario e siamo a posto. Comunque, tralasciando questa piccola parentesi che non c'entra nulla, però era giusto per farvi capire in che condizioni sto registrando in questo momento. Vi faccio prima un primo annuncio che riguarda i video. Lo so, ultimamente sto facendo pochi video, lo so. Sto aspettando l'uscita di BT09 per Digimon, che uscirà sembra settimana prossima. Esce settimana prossima BT09, se non sbaglio. E faccio una nuova deck profile. Un mazzo, però adesso non siamo qui a parlare di questo, anzi siamo qui a parlare di altro. Mi è venuta in mente un'idea. Per un nuovo format, una nuova playlist video che ho deciso di trattare. Allora, molti di voi non me ne fregherà niente, molto probabilmente, perché sono probabilmente dei video che non c'entreranno, cioè magari volete vedere altro. Però, visto che ultimamente sto facendo il GDR sui miei libri, ho deciso di portarvi una playlist dove semplicemente racconto la vita dei personaggi dei miei libri, un po' per farveli conoscere, un po' per portarvi anche magari a comprarli o magari per chi vuole vorrà unirsi a GDR, almeno sa quali sono i personaggi principali. No, più che altro perché mi sembrava carino fare questa cosa che volevo fare da tempo e mi sembrava brutto non farla. Tutto qua. E quindi oggi partiamo col primo episodio, se così si può dire, dove verrà fatta una playlist apposta dove inserirò questi video. E faremo una playlist apposta sui personaggi del mio libro, quelli o meno fondamentali. Prenderò in considerazione tutti e quattro i libri, tra l'altro dai tre spin-off che sono usciti già adesso con una seconda edizione. Adesso sto lavorando anche all'uscita, si spera per fine anno di riuscire a buttare fuori anche la seconda edizione del primo, quindi la storia principale. Mi sembra che 15 capitoli li ho già sistemati. Ci sto lavorando, ci vorrà almeno un po', anche perché oltre a questo adesso c'è anche la tesi di laurea da portare avanti. Non sarà una tesi abbastanza semplice, anzi sono un po' nella merda per gli argomenti, però devo farla entro novembre, quindi sarà un po' difficile. Oggi siamo qui, ho fatto addirittura 5 minuti di introduzione. Oggi, come ho detto prima, parlerò di uno dei video riguardanti i personaggi del mio libro. Questa playlist, se la porterò avanti, verrà portata avanti credo una volta a settimana. Penso una volta a settimana, adesso non di preciso non lo so. Oppure a giornate alterne, non lo so, vediamo. Questo è da decidere. Partiamo con il primo video che parla di uno dei personaggi che è presente in tutte e quattro i libri, tutte e quattro le storie, diciamo, sia in tre spin-off che in uno dei che nella serie principale. Il personaggio nello specifico è Saul. Personaggio presente in tutte e quattro i libri che sono usciti.
Beh, partiamo direttamente dalla sua vita. Beh, la sua vita è quella di un esploratore. Lui nasce durante il primo periodo dei Whispered. Ha visto combattere i primi Whispered. È un essere umano, non è un Whispered, non è un Dark Forces. È un essere umano normalissimo che nella vita ha sempre fatto l'esploratore. Nel senso dell'esploratore o l'avventuriero, se proprio vogliamo. Nasce a Yellow Phoenix, suo padre era anche lui un esploratore. No, suo padre non era un esploratore, scusate, era una guardia reale. Era una guardia reale. No, scusate, era un esploratore, mi sono confuso col padre di Vera, che è un altro. Suo padre era un esploratore e gli ha insegnato, diciamo, i mezzi del mestiere. Gli ha insegnato come diventare come cacciare, come combattere, gli ha insegnato come fare l'esploratore. Fino a 18 anni non succede niente nella sua vita, cioè praticamente la sua vita è fatta principalmente da insegnamenti del padre, praticamente. Vive in una zona defilata lui di Yellow Phoenix, lui vive vicino alle montagne, praticamente, in un piccolo capannone, diciamo. È molto povero, eh? È molto povero, infatti. Non guadagna tanto come esploratore, però comunque guadagna per vivere. Si riesce a guadagnare giusto per vivere. A solo non succede niente di particolare, se non che il padre muore praticamente quando lui era giovanissimo e già a 14 anni è costretto a vivere da solo, perché anche la madre muore. La madre muore improvvisamente. Il padre muore ucciso dai lupi durante una missione e lui vive da solo, praticamente, vive da solo, non sa usare in quel momento lì la magia. Come si presenta tra l'altro Solo? Solo è sempre stato un ragazzo fisicamente molto scolpito, diciamo, che ha un bel corpo, abbastanza fisicato. E veste in testa sempre con queste specie di rasta praticamente, che da queste specie di rasta piano piano si crescerà anche un bel pizzettino. E siccome lui è abituato alle temperature estreme, ma alle temperature principalmente basse, vivendo vicino alle montagne, quindi è uno che di solito si veste praticamente a petto nudo, praticamente è come un possibile, possiamo definirlo un russo praticamente. E quindi è abbastanza, diciamo, un ragazzo abbastanza di corpo. Mi sto notando adesso che la videocamera sta un po' tremando perché giustamente con il ventilatore sotto che va gira un po'. Fino a 18 anni quindi non succede niente nella sua vita se non la morte dei suoi genitori. A 20 anni, 20-21 anni, viene incaricato di andare nel continente elfico, quella sarà la sua prima missione. Che sarà praticamente tutta la storia del secondo spin-off e del mio terzo libro. Praticamente lui andrà al compito di andare nel continente elfico, andare nella città di Akros, dove dovrà portare praticamente questa specie di palla magica che avrebbe tolto il potere agli elfi oscuri. Nel momento in continente elfico c'era la guerra tra gli elfi chiari e gli elfi oscuri. La guerra, c'erano dei tumulti, diciamo. Sono cioè, gli elfi oscuri che volevano distruggere gli elfi chiari per il motivo di essere la razza superiore, la razza elfica superiore. Attenzione, elfi oscuri non perché fossero oscuri di pelle, perché avevano una pelle violacea, ma oscuri perché avevano usato la magia nera praticamente, la magia oscura, per potenziarsi ed è diventato per loro un'ossessione. Quindi vengono chiamati elfi oscuri proprio per questo motivo. Di conseguenza lui non vuole andare direttamente ad Akros, ma farà tutto il viaggio, partirà da Meridiana e verrà accompagnato da quella che poi diventerà sua moglie, Elenia, che era la figlia del generale di Meridiana, un'archelfa che per molti voleva dire un'elfa elite. L'archelfa è un'elfa elite praticamente che sa usare sia la magia che sa usare bene le armi a distanza, ma sa usare bene anche le armi da mischia, diciamo.
Insieme a loro prenderanno anche Lilith, la allieva migliore di Elenia, e Yovan, che è il migliore amico di Elenia, se non il suo assistente, nella sua scuola di combattimento. Durante il viaggio Solo impara un bel po' di cose, diciamo. Impara prima di tutto a usare la magia. Elenia gli insegna a usare la magia. Sì, magia quella molto base, infatti l'unica cosa che sa fare è creare dei sigilli praticamente che gli permettevano magari di potenziare il volume delle gambe magari per correre più veloce, piuttosto che guarire ferite leggere, però non è che fosse sapesse usare la magia a livelli proprio di Elenia, che invece sapeva fare addirittura esorcismi, sapeva fare, quindi tanta roba. Inizialmente il viaggio diventa già lo cambierà molto a Sol, diciamo, il viaggio che farà nel continente etnico, perché imparerà molto sulla sua vita, imparerà molto su se stesso, e alla fine di tutto riusciranno a svolgere questa maledetta missione. Alla fine di tutto Sol e Elenia riusciranno a portare l'arma. Verranno catapultati per puro errore nella città di Aletheia, che tra l'altro è la prima vera frattura nella personalità di Sol, perché ad Aletheia vige una piccola leggenda. La leggenda è semplicemente quella del Project Zero. Praticamente Aletheia era una città su questa montagna che gli elfi considerano una montagna maledetta, proprio perché i costruttori ci si sono buttati dentro, praticamente rapivano i bambini e li facevano diventare degli schiavi, i più dotati di questi bambini, di questi ragazzi. Successivamente diventavano dei super guerrieri, che però erano dei super guerrieri geneticamente modificati, erano tipo dei super giganti, diciamo. E Sol ed Elenia hanno cercato di evitare questa montagna fin dall'inizio del loro viaggio, ma non ci sono riusciti, per una pura fatalità ci sono finiti dentro. Ed è stata lì che Sol ed Elenia decidono di salvare questi ragazzini. Decidono di salvare questi ragazzini, ci riusciranno? Riusciranno a salvarne solo due. Un ragazzo, di cui non mi ricordo il nome, e una ragazza di nome Joyce, che sarà poi importante perché diventerà poi una delle allieve di Elenia finita la guerra. Joyce è una ragazza molto volenterosa, molto forte fisicamente, con una benda sugli occhi. La benda deriva dal fatto che si era ribellata ai costruttori, e ribellarsi ai costruttori voleva dire venire torturati. E per tortura gli hanno staccato via un occhio praticamente. Poi quell'occhio poi verrà rimpiazzato, grazie all'ingegneria, verrà rimpiazzato da un occhio bionico praticamente, capace di sparare addirittura raggi rossi, raggi laser rossi dall'occhio praticamente. Sta di fatto che riusciamo a salvare solo due persone. Ma il problema non è quello, il problema è che in quel momento lì i costruttori prenderanno riusciranno a inibire le capacità di Sol e lo costringeranno a uccidere tutti i ragazzini che stavano fuggendo. Infatti Sol sarà lui a uccidere tutti i ragazzini. Era diciamo padroneggiato dai costruttori, quindi non era lui stesso a fare l'azione. Per fortuna riescono a farlo tornare in sé. Riescono a distruggere il laccio, che era questa arma che permetteva di controllare le menti e i corpi degli altri, usando un mix da ingegneria e magia oscura. E riescono a sconfiggere i costruttori, ma basta di fatto che questa mini missione che si erano previsti di fare è stata un totale fallimento. Quasi un totale fallimento, diciamo. Ritornano, riescono a uscire dalla montagna, vanno. Affrontano poi la guerra tra elfi chiari e elfi scuri, vincendo la battaglia per gli elfi chiari. Diciamo che solo forse l'unica battaglia che effettivamente non ha combattuto è stata la battaglia di Meridiana, che
è avvenuta nello stesso momento in cui loro sono finiti su Alettieria. Finita la guerra, c'è da ricostruire Meridiana, perché comunque Meridiana venne distrutta comunque dalla battaglia, nonostante gli Elfi Oscuri non riuscissero a vincere, non sono riusciti a vincere grazie all'intervento dei Vispelet. Alla fine non sono riusciti a vincere e la città è stata praticamente ricostruita. Venne ricostruita da Natsume, che era la figlia del primo costruttore della diga di Meridiana, che era diventata intanto l'ingegnera più intelligente del tutto il continente umano, e quindi diciamo anche di quello elfico, perché non c'erano ingegneri in continente elfico. Diciamo che gli elfi sono sempre basati sulla magia e su armi molto rudimentali rispetto agli umani. E cosa succede? Succede che arrivano 2 anni di costruzione, la città viene ricostruita, e durante quei 2 anni Saul vivrà con Elenia a Meridiana. Non si sposeranno ancora, si sposeranno una volta lasciata Meridiana. Meridiana viene dopo la costruzione di Meridiana, Saul ed Elenia si sposteranno, e Elenia diventerà la seconda elfa, il secondo elfo ad aver superato il confine, anche se viene descritta sempre come la prima elfa ad averlo lasciato, perché il primo che aveva lasciato era un ragazzo, un elfo, che nella battaglia di Meridiana era sotto il controllo degli Elfi Oscuri Rinnegati, e quello che fece fu far scoppiare la diga, e dal nulla egli fuggì, insieme alla ragazza lasciarono Meridiana subito dopo la battaglia, però nessuno seppe più niente di loro, nessuno seppe più niente. Quindi di fatto Elenia fu la prima elfa a superare il continente elfo. Lo fece insieme a Saul. I due andarono a vivere a Yellowfinish, la città natale di Saul, che comunque doveva tornare a casa per comunque rivivere la sua vita. I due si sposano e sembra tutto bello contento, no? Sembra la solita storia che finisce bene. Purtroppo quello che succede è che dopo 6 anni di matrimonio tra i due, quello che succede è che Elenia muore. Elenia muore per una malattia, per un tumore, muore, e di conseguenza Saul rimane da solo, rimane vedovo. Vive per altri anni da solo, lì, in quei momenti lì lui sarà molto chiuso nella sua solitudine, continuerà a fare il suo lavoro di esploratore, ma sarà sempre solo, sempre solo. Si occuperà anche della montagna vicino a dove abitava lui, le montagne di Amluk, le rocce di Amluk, dove costruirà un passaggio per esploratori, per chi non vuole passare attraverso la foresta dei lupi, ma vuole passare per la montagna, un passaggio un po' più lungo, però reso più agevole dal fatto che Saul comunque poteva fare da guida. Saul a quel punto lì continua a vivere la sua vita da solo, finché una notte, mentre egli sta cenando, si trova delle guardie arrivare sotto casa. Queste guardie stavano cercando i due vispi di seconda generazione impuri di Yellow Phoenix, ovvero Iceman e Nagger, e qui inizia un altro arco narrativo per Saul. Inizia una nuova vita, perché Saul a questo punto diventerà il loro tutore. Si impegnerà a fargli diventare sì dei Whispered puri, ma soprattutto dei cittadini, diciamo dei buoni cittadini, e dovrà fare i conti, dovrà farsi carico dei problemi dei due, principalmente quelli di Naga, che la ragazza purtroppo soffriva di disturbi psichici, e quindi doveva far conto a loro due, ma anche far conto al suo lavoro, perché comunque sia, se doveva partire, se qualcuno aveva bisogno di una missione, di un qualcosa, lui doveva andare, cioè non poteva lasciare il lavoro per fare da tutore a questi due Whisperer, che erano due Whisperer problematici, ma non era neanche colpa loro, purtroppo. Cioè, sì, ok, Iceman non aveva grandi problemi psicologici, anzi non ne aveva, era semplicemente insicuro, mentre la ragazza purtroppo aveva dei problemi psichici abbastanza importanti. Insomma,
diciamo che non era facile, però la sua vita la sua vita avviene questo grosso scossone, uno scossone che gli permette anche di riprendere una vita diversa da quella che faceva prima. Purtroppo, però, anche qui iniziano i problemi, un po' perché la città aveva rinnegato questi due ragazzi, un po' per il proprio re che non voleva quei due ragazzi e li voleva soltanto condannare, alla fine Sol si troverà a combattere anche con lo stesso re per permettere di evitare certe torture piuttosto che certe uccisioni anche di persone innocenti che avevano l'unica colpa di essersi di essere diventati amici dei due ragazzi. Tutto cambia di nuovo quando Aizen perde la propria ragazza. La sua ragazza viene praticamente catturata e resa schiava del re. E a questo punto Saul, Aizen e Naga vengono entrambi arrestati. Vengono entrambi arrestati per tentato omicidio, per cospirazione con il nemico, vengono per tradimento e via dicendo. Saul però viene assolto. Saul viene assolto perché l'unico problema di l'unico vero reato che Saul aveva fatto era quello di essere tutore di due ribelli, praticamente. Non è un reato, e infatti è l'unico che venne assolto dei tre. Per fortuna, però, anche Aizen e Naga vengono poi esiliati. All'inizio vengono condannati a morte, ma poi furono esiliati viste determinate vicende. Saul ritorna alla sua vita quando i due vengono esiliati, mentre Aizen starà in montagna. Il Naga fuggirà dal confine e Saul continuerà a fare la sua vita. Si trasferirà per un breve periodo nella città di Nellofonia, dove insieme a proprio a Natsume ed insieme a Vera, che è un'altra ragazza che venne esiliata da Yellow Phoenix, e che era diventata la comandante delle guardie, dovranno scoprire poi un mistero, diciamo, dovranno lavorare a un caso di duplice omicidio nella città di Nerofonia. Però in questo caso qui ci trasferiamo già sul quarto libro, dove Sol sarà soltanto una seconda spalla e non sarà veramente importante rispetto agli altri libri. Questo tutto prima della grande guerra di seconda generazione, la guerra di seconda generazione dei Whispered, dove Saul inizialmente sarà semplicemente un visitatore, sarà semplicemente l'esploratore che, essendo molto legato al suo ruolo, aveva l'unico ruolo di portare i Whispered attraverso la montagna alla regione centro-ovest del regno, degli uomini passando dal sud. Cosa che poi non sarà così, perché più avanti Saul sarà costretto a combattere anche lui nella guerra di seconda generazione. Combatterà nella guerra di seconda generazione dei Whispered, sopravviverà e durante quella che poi sarà il resto della sua vita, il resto della sua vita sarà molto più solitudine, molto più solitaria del solito, nel senso che Naga ormai era morta, uccisa dai costruttori. Iceman aveva fatto la sua vita, gli era stata tolta l'esilio, ad esempio, come anche a Vera, con l'unico problema che però Vera era morta prima della guerra, perché si suicidò per via dei danni cerebrali che aveva subito durante uno scontro contro Aphios, e sarà proprio solo a trovare la morte insieme a Natsume. I due infatti andavano spesso a trovarla in questa piccola cittadina di pescatori chiamata Rochefeller, che si trova a sud. Con l'unica però differenza che a un certo punto, con la guerra, Natsume è stata costretta a fuggire verso Meridiana, Saul è stato chiamato alle armi e quindi la povera Vera è rimasta da sola con i suoi problemi e con la sua demenza senile che l'ha colpita molto prima della vecchiaia, non neanche per colpa sua, poveraccia. Poi su Vera ci parleremo più avanti perché la sua storia è veramente molto bella.
molto particolare, diciamo. E Saul praticamente vivrà praticamente. E Saul insieme a Natsuma andranno, la troveranno morta nella sua casa di Rockefeller, dove ha vissuto gli ultimi 4 anni della sua vita in preda al delirio praticamente e alla solitudine. Saul deciderà di svolgere ancora qualche missione qua e là, ma alla terza generazione di Whispered non ci sarà egli. Lui si andrà nella città di Green Budos. Dentro le montagne c'è una città che è stata proprio costruita dagli esploratori e vivrà lì per sempre, proprio al confine con Meridiana, ragazzi. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto è che Saul, dopo la morte di Elenia, andò a Meridiana per il funerale della stessa ragazza, della moglie. Ragazzi, la funerale della moglie, gli vengono date le chiavi della città. Praticamente è diventato anche lui un membro onorario di Meridiana, con però il problema che Saul a Meridiana non ci tornerà mai più, non ci vorrà più andare. Motivo: era una pagina del suo passato che non voleva più rivedere, che ormai era finito e doveva tirare avanti. Quindi decise di non tornare mai più a Meridiana, nonostante ci andò così vicino, perché cazzo, la città dentro la montagna, costruita dagli esploratori, proprio a metà tra Green Budos e Meridiana. Dentro la montagna, dopo la montagna, si entrava a Meridiana e lui non ci volle mai più tornare, nonostante ci fosse così vicino. Istituì quella che fu la Gilda di Smeraldo. Già nella terza generazione egli istituì la Gilda di Smeraldo, diventandone il primo presidente e unico finora presidente della Gilda di Smeraldo, dove effettivamente egli ha continuato a lavorare come esploratore, ma più che altro non combatteva mai, era quello che gestiva la Gilda, diciamo. Su cui adesso il GDR si basa. Il GDR adesso è basato proprio su questo tipo di età di Whisper, praticamente. I Whisper non esistono più e ci sono le gilde che comandano. Infatti, Sole è uno dei consiglieri della gilda principale, fa parte del consiglio delle gilde. E niente, lui continuerà a lavorare come la sua vita da lì in poi, a quasi 60 anni, poco più di 60 anni. Sarà quello di lavorare nella sua gilda che ha costruito, che ha fondato e con cui cerca di ristabilire l'ordine. E Saul continuerà a lavorare lì fino alla sua morte, praticamente. Saul, questa praticamente è la sua vita, che è passata dal essere un esploratore a essere partecipante di una gilda che lui stesso ha fondato. Egli è stato l'unico. Ha avuto una sola moglie, che è stata appunto Elenia. È stato tutore di molti ragazzi, questo è vero. Ha combattuto praticamente quasi tutte le guerre, ne ha saltate solo due, ne ha saltate. La battaglia di Meridiana, la guerra della terza generazione di Whispered, quella dove i Whispered sono stati sconfitti e sono fuggiti per sempre. Quindi ha saltato praticamente solo due battaglie. Cioè, un uomo che comunque ne ha viste tante di battaglie, ne ha combattute. Ha ucciso però ha sempre cercato di trovare il bene delle persone, che quella è una caratteristica principalmente che aveva la sua moglie, ma che poi ha portato anche al marito, quindi a Saul stesso, che cercherà sempre di trovare il bene nelle persone, nonostante non sia stato facile. Molte volte era anche impossibile trovare buone persone. Ad esempio, lui era un grande rivale di Azam, che era un Dark Forces viscidissimo, che all'inizio era un uomo d'affari e solo per farla pagare al re di Yellow Phoenix divenne un Dark Forces. E tra i due c'era una rivalità veramente fortissima. Forse era l'unico uomo in cui nessuno riusciva a vedere niente di buono e che non avrebbe mai trovato niente di buono, diciamo. Poi alla fine Azam morirà molto, molto giovane e Saul invece continuerà a vivere. Saul morirà praticamente nella città di Green Budos e verrà sepolto però a Yellow Phoenix, che è la sua città natale, diciamo, dove è nato, cresciuto e dove ci ha fatto maggior parte della sua vita.
della sua vita. Continuerà anche a vedere qualche volta, tra l'altro Lilith, Yon e tutto il resto. La stessa Natsume la si vedranno spesso, cioè alla fine Sol rimane sempre una pietra miliare di questo regno, del regno di Winspeed. Perfetto, vi ho parlato di Sol, che è l'unico personaggio presente in tutti e quattro i libri. Io spero che non sia stato troppo confusionario, spero che sia stato abbastanza esaustivo, spero che abbia portato la voglia almeno di provare a leggere i miei libri. Sì, è vero che ho fatto un bel po' di spoiler, però ragazzi, alla fine non posso non parlarvi dei personaggi senza fare spoiler. Io spero che vi sia interessato. Aprirò una playlist apposta solo per questo tipo di video. Nel prossimo episodio vediamo un personaggio, magari vedremo un personaggio un po' meno lungo e meno articolato. Questo perché non posso trattarvi sempre personaggi abbastanza articolati. E detto questo, io non ho nient'altro da dirvi se non salutarvi, rimandarvi al prossimo video, che penso sia una del profile forse di DigiOnBT09, non ne sono sicuro. Tra l'altro si sta scaricando pure il cellulare con cui sto facendo il video. E niente, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ho parlato per mezz'ora, manco fossi alla tesi di laurea. Vabbè, vi saluto e vi rimando al prossimo video.